Benvenuti a Peccati di Gola, in questo magico Oliveto ci ritroviamo da diversi anni per celebrare insieme le aree protette e anche i prodotti tipici e tradizionali delle aree protette e quindi la comunità, il territorio, quello che c'è dentro e quello che c'è dentro un'area protetta e un parco, ma quest'anno abbiamo creato qualcosa in più, grazie a Federparchi. C'è anche la prima rassegna nazionale dei vini, dei parchi e delle aree protette italiane. Quindi grazie ai sommelier dell'AIS di Grosseto, che ringraziamo per essere qui con noi, vi presentiamo anche un elenco selezionato di vini che sono stati scelti dalla nostra commissione fra i tanti vini pervenuti a questa prima rassegna. È un primo momento di crescita. Siamo convinti che c'è tanta eccellenza dentro i parchi, dobbiamo imparare a uscire dalle mura e questa è un'occasione importante non solo per creare reti, non sto parlando ovviamente di web e internet, sto parlando di relazioni tra le persone, ma anche occasione per mangiare. Buon appetito, potete iniziare perché avete il piatto davanti e il dibattito è già finito da un pochino di tempo. Il primo piatto, così ve lo descrivo brevemente, poi lascio la parola a chi ce l'ha portato, arriva dall'arcipelago toscano, è un piatto di formaggi caprini, al di là della fetta di prosciutto che abbiamo messo in mezzo per dargli un po' di colore, ci sono dei caprini che stiamo abbinando al primo vino che tra poco vi presento, ma intanto partiamo con i caprini e con l'arcipelago toscano. Tu c'hai già la bocca impegnata, Walter, abbiamo appena incominciato.